Ciao ragazzi, oggi vogliamo presentarvi un prodotto davvero curioso che l'azienda iLife Take ci ha inviato. Si tratta di un distributore per dentifricio. Come dicevo prima, è un prodotto davvero curioso che secondo me tutti dovremmo avere in casa per una serie di motivi. Sicuramente per il fatto che è economico, in quanto ci consente di consumare tutto quanto il dentifricio al suo interno, senza lasciare neanche una goccia. Anche perché è economico, sicuramente, ed è funzionale ed igienico. Quest'ultimo in particolar modo in quanto ci consente di conservare i nostri dentifrici senza che questi vengano presi dalla polvere o dall'acqua, il che non è male. Andiamo a vedere all'interno del pacco il prodotto. Al suo interno troviamo sicuramente un foglio illustrativo e questi due prodotti. Eccoli qui. Come potete notare, questo è il portaspazzolino che è dotato di un coperchio apribile nel quale si inseriscono all'interno gli spazzolini. Abbiamo 5 bani. Questo è un esempio che si chiude e porta al suo interno lo spazzolino. Lo possiamo mettere in vari modi, diritto, storto, come meglio crediamo. Questo qui invece è il dispenser del dentifricio. Presenta un foro nel quale poi è possibile inserire il dentifricio per erogare il prodotto e dalla parte di sopra invece viene inserito il tubo del dentifricio. Naturalmente si apre, vi faccio vedere la struttura interna, è dotata di un foro e di questa levetta, che fa sì che il dentifricio esca dalla parte di sotto. Tutti i prodotti, tutti e due i prodotti sono stati realizzati con plastica ABS e quindi sono molto resistenti, come potete vedere, e dalla parte di dietro hanno degli adesivi, quindi possono essere comodamente attaccati al muro o a una parete o anche ad un mobile in legno, come meglio credete o a seconda, insomma, quello che ci volete fare. Ora, ragazzi, vi faccio vedere la sua funzionalità. Bene, ragazzi, da utilizzare è davvero semplicissimo. Noi abbiamo preso il nostro dentifricio, gli abbiamo tolto il tappo, in quanto non ci serve più, e l'abbiamo infilato dentro questo foro, facendo una lieve pressione, in modo tale che il risultato sia questo. Una volta che siamo arrivati a questo punto, basta inserire il coperchio e, come potete notare, già da qua dentro vi è una piccola bocchettina. Da lì fuoriuscirà il nostro dentifricio. Andiamo a vedere come. Basta inserire il dentifricio qui, questa è una leva come potete vedere, io spingo verso dietro fino a che non fuoriesce il dentifricio. In questo caso ne avete visto un po' di meno, in quanto io non sono stata proprio diritta con la mano, è perché il dentifricio è nuovo e l'abbiamo appena aperto. E naturalmente ne esce un po' di più. Vediamo se ci riusciamo. Eccolo, è uscito. È davvero comodo. Io sinceramente noi consigliamo il suo acquisto perché è funzionale, igienico ed economico. Quindi ragazzi, io ve lo consiglio, ringrazio l'azienda iLife Tech per averci mandato questo prodotto e ci vediamo alla prossima. Ciao!